Ciao a tutti e bentornati in un nuovo episodio della serie incentrata su Locker Room Pokémon Mario Merda 2. Ci eravamo lasciati, vabbè, non proprio qua, diciamo in questa posizione specifica, però comunque sempre nella città di Michigan City, dopo aver conquistato la quinta palestra e appunto aver preso la quinta medaglia e dopo essere passati dalla zona safari in cui abbiamo preso la MN3 Surf. Quindi, come dissi nel precedente episodio, adesso dobbiamo innanzitutto, dato che può tornarci utile sia ora e poi obbligatoriamente dopo, perché mi pare come già dissi nel precedente episodio, più andando avanti più che diventa obbligatorio quasi averci un Pokémon d'acqua o perlomeno che possa imparare surf. In primis, come stavo dicendo, dobbiamo catturare un Pokémon in grado di apprendere questa macchina nascosta. E quindi ho deciso di tornare qua. Perché? Perché mi è venuto in mente, sempre se non sbaglio, lo voglio scoprire con voi, eventualmente faccio la figuretta diciamo con voi e la trasmetto su YouTube. Qua dovrebbe esserci un pescatore che può darci l'amo buono, se non sbaglio. Quindi vediamo un po'. Ah, denti d'oro, questo cos'è? Al guardiano, attenzione, la denti d'oro è un oggetto che ho trovato nel precedente video. Non mi ricordavo che bisognava darli al guardiano, e tanto meno non mi ricordavo che ci fosse un guardiano. Va bene, comunque bene così, cioè, è stata una cosa casuale, però a fofa fife a fifo effefi fui fofa faffi, sì, ok, anche se non si legge ora, sì, che è chiaro. Ah, forza! Non mi ricordavo che forza si prendesse così. Bene, meno male è successo, cioè nel senso, è venuto tutto da solo perché sinceramente non mi ricordavo forza come bisognava prenderla. Comunque meglio così. Vabbè, comunque l'amo che cerco non è qua. Guardiamo se forza, perché di forza, non so. Può prenderlo qualcuno, a regola sì. Vediamo un po' chi è. Forza. Allora c'è Merdaman. Braccio di ferro, Andiamo alla scimmia. Vediamo un po' la scimmia, che fra l'altro ho deciso di spostarla nella squadra al posto di Pikachu. Credo che per ora possa non servire, cioè Pikachu lo tenevo solamente per flash. Niente, andiamo a fare l'energia. Quindi ho deciso di mettere la scimmia. Fra l'altro la scimmia mi serve per forza, perché ho deciso di imparare da lei. Fra l'altro vedo che c'è uno strumento che, non so, da solo, nel senso che ho dato io. Guardiamo un po' cos'è. Strumento, prendi Baccafrago, vabbè, bella merda. Allora, vediamo un po' cosa c'è qua, che non me lo ricordo. Io quando specifico sempre, per chi magari è la prima volta che vede questa serie, via, il primo episodio che vede di questa serie, io vado in base, cioè sì, vado in base. Il Pokémon Mario Merda è stato modificato per i dialoghi, per magari i personaggi, bla bla bla, ma le cose da fare, ovvero magari quando, lo so, discorso macchine nascoste e altro, sono rimaste identiche alla versione originale del gioco. Quindi quando dico non mi ricordavo, è perché io ho giocato in passato, parecchi anni fa, alla versione originale del gioco, e quindi vado un po' a memoria. Quindi niente, era per questo. Vabbè, precisazione. Caramella rara, boia. Vabbè, fa comodo, però mi aspettavo qualcosa di più. Guardiamo se è di qua quello che ci dà l'amo. Sempre se c'è qualcuno che ci dà l'amo. Ok, c'è un pescatore, probabilmente sì. Sono il fratello maggiore di Sanpei. Io adoro pescare. A te piace la pesca? Se metto no, non mi dà l'amo. E di questo è il coraggio. L'amo buono, quell'altro l'avanzo pronominato amo merda, veste rimane amo buono. Pianta per pescare ciabatte, quest'amo almeno prendere qualcosa. Se lo dici tu, e a regola si può andare già qui. E lo proviamo subito. E guardiamo di prendere un Pokémon utile a noi. Allora, amo vecchio no. Eccolo qua. Niente di niente, riproviamo un'ultima volta, poi male male si va a qualche altro posto dove si può pescare. Niente, bella merda. Ok, allora vabbè, comunque l'amo ce l'abbiamo e volendo possiamo prendere, se c'è un urgente bisogno, un Pokémon in grado di apprendere surf. Peccato, condividi esperienze, mi faceva comodo. 15 special, Battle Royale.
peccato, non ho voglia di catturare la bellezza di 35 Pokémon così per avere un condiviso l'esperienza. Sì, dovrei andare di qua. Vediamo di evitare tutti gli allenatori se è possibile. Anche perché non pare becco uno. Vabbè, meglio Pokémon selvatici che gli allenatori. Oh, Oddish. L'ammazzo. Oh no, no, voglia. Allora, ok. A regola dovremmo andare a Zafferanopoli, almeno nel gioco si chiama così, se non sbaglio. Che è la città in cui non potevamo passare. Madonna santa, che strada di merda ho deciso di fa. Che è la strada in cui non potevamo passare perché la guardia ci diceva cava sete, quindi una inseguenza. Non ci faceva passare, un bel discorso, però vabbè. Spyro o Spirov, mi vi pare. Comunque mi sa che, dato che la strada è unica, quindi è così, faccio godi sempre così, e è piena di allenatori, direi che quando sconfiggeremo questo allenatore di tagliare il video e di rivederci poi quando arriveremo a destinazione. Poi chiaramente, come sempre, se succede qualcosa prima, o nel frattempo, Dio buono ha fallito un mega calcio, che reputo da farvi vedere, ve lo faccio vedere. Schifo di mimica, ma cosa fai? Bene, fango bomba. Madonna, che palle! Ma si prova con colpo di fango. Non è male avvelenato, eh? Il tuo pezzettino di vita, il veleno lo leva sempre. Colpo di fango, vai, era quella maschiante, vedi? Era super efficace, a saperlo prima. Io chi è? No, bimbe Jack Sparrow, davvero. Come china di Spyro, pensiamo, del Pokémon. No, di cui non ho mai capito la pronuncia esatta. Dio buono, dio. Mega Pun. Quindi niente ragazzi, ci rivediamo a destinazione, tanto la strada come ho detto prima è unica, quindi non c'è niente di difficile. Allora, come vi ho detto, se succedeva qualcosa di imprevisto, che qui si sono stati sui discorsi che magari non ricordavo potesse succedere, vi facevo vedere, facevo una piccola parentesi nel taglio. Allora, sono San Pedro, pescare, ho trovato un altro pescatore, dimmi che mi dai l'amo quello massimo, più bello che si può prendere, ok, il superamo. E fra l'altro, dato che ho preso il superamo e qui è pieno d'acqua fuori, perché sennò è un casottino, proviamo a prendere il tanto nominato Pokémon d'acqua che cerchiamo. E poi, vabbè, ritaglio e si va a Zafferanopoli, che regola ci avrebbero fatto passare, guardi, vediamo un po' se c'è qualcosa. Ha boccato un Pokémon. Vediamo un po' chi è. Aio, Zubat Carp, ma dai. Ma comunque c'è, cioè, vedo che è una ossa abbastanza strana queste. Cioè, non, sono tantissimi Magikarp modificati. Cioè, ne già ne ho fatti tantissimi. Quindi boh, non so se magari possono apparare. Apparare. A prendere. Mi sto per imparare a prendere. Magari, non lo so, già surf. Oh, adesso l'abbiamo fatta, perché voi, vabbè, non l'avete visto perché ho tagliato, ma in realtà ho consumato un sacco di Mega Ball e di Pokéball. Se ve la fa prendere, ve lo giuro che se non li posso imparare surf, mi spacco la testa. No, vabbè, per dirmi, girano le palle, è stato 2 ore. Vabbè, via, ci vediamo a Zafferanopoli. E invece no, al tempo di così, si becca il magico Majin Buu, che accidente a lui prima ci è scappato. Cosa si fa? Si cattura? Proviamoci, dai. Majin Buu, il 30, ma è quell'altro. Quello ho incontrato in precedenza. Io lo provo ad attaccare. Provo. Devo demori, me la rischio. Mega pugno. Fallisce. Maledetto lui. È cascato. Si fa male da solo, infatti. Speriamo schianti, eh. Oh. Meno male.
Proviamo subito a catturarlo. Vai di me, capo. Dai, che questa volta sono fiducioso. Fa vedere, eh? Uno, due, tre. Oh! Alla prima! Majin Buu! Finalmente! Oh, boia di. Boh, 40 ile e basta. Pensavo di più. Boia di. Oh, che bello. Come mi garba di. Boh, lo voglio far diventare una bomba di. A vedere, invece fa cacare. Addio, mamma mia, non mi ha visto. Beh, ragazzi, ora credo che possiamo ufficialmente e definitivamente vedere Zafferanopoli. Sì, si chiama sempre così. Allora, ragazzi, qualche episodio fa, quando insomma sono arrivato qui in Africa, io dissi che per poter passare e andare a Zafferanopoli dovevamo prendere una bibita da dare alla guardia. Beh, basta darne una. Perché stavo pensando alla prima edizione del gioco, cioè del gioco Pokémon, quello lì che comunque erano rosso, blu o giallo. E lì, se non sbaglio, devi andare nel centro commerciale di Azzurropoli e prendere da bere un bicchiere d'acqua, basta, e devi dare. Sono arrivato, sono sincero, ve lo dico. Avevo detto ci trovava Zafferanopoli. O comunque quella lì che in gioco originale è Zafferanopoli. Sono arrivato lì e continuava a dirmi che non potevo passare, bla bla bla. Allora lì ho pensato, ho detto, ma come mai? Allora, pensando, ho detto, già, io mi ricordo l'omino, lui, che mi ha detto qualcosa. Che bella pisciata. A me pisciata mi è venuta in mente, non so come, ma una sorta di flash riguardante comunque qualcosa che devo fare di specifico. Insomma, ora sono riuscito, se lo fa vedere comunque dove si trova le belle posizioni. Bisogna andare qui. C'è una vecchietta che ci dà un tè, insomma, un qualcosa in regola da dare alle guardie. No, ve l'ho detto solamente perché ho fatto della figuretta, che ho detto una cosa non vera in qualche episodio precedente. Ok. Il tè. Ecco, dovrebbe essere un tè caldo, una cosa del genere. A regola, con questo possiamo andare finalmente a Zafferanopoli. Questa era una cosa aggiuntiva perché sembrava giusto farvelo vedere e ammettere l'errore che ho fatto. Fa vedere? Fatti. Oh, vabbè. Si legge così? Oh, finalmente. Andiamo qua. Allora, comunque, spostiamo i Pokémon. Zubatcarp è d'acqua. Vabbè, chiaramente. E bisogna vedere se può imparare Surf e Majin Buu. Che Majin Buu si mette, guarda, anche se è presa ora, si mette al posto della Shin. Guardiamo se qualcuno può imparare Surf. Vedi, no, e mi gira coglioni se nel caso. Surf. Maledetto Zubatcarp di merda. Chissà se si evolve, boh. Vabbè, e comunque lo rimettiamo qua. E si riprende la scimmia che c'ha forza. Allora, come vi ho detto, probabilmente bisogna prima sconfiggere un'altra volta il team dei rivoluzionari. Perché infatti la palestra non ci si può andare con la blocca, però si può andare qua. Nel gioco originale qua possiamo prendere il Timon Lee o il Timon Chan. Guardiamo un po' che invece si può trovare adesso. Adesso guardiamo chi possiamo prendere, cioè chi sono quei due Pokémon. Vediamo chi scegliere. Ma che cazzo è Pompadour? Trombino, vai, Trombino. Eccoci qua. Entriamo. Allora, a regola ho trovato la pre-party. Dovrebbe essere qui. Torno indietro. Fatemi vedere. Sì, è al quarto piano. E dovete fare questa savia. Arrivatevi. Sconfiggete lui. Entratevi. Vi buttavi. Ritornate qui. E fate così. Adesso, sperando che nessuno mi rompa le palle, dovrei andare a sfidare un'altra volta Lupo Lucio. Comunque, ragazzi, siamo a Shish Spa. Quindi devo andare al piano, non lo so. Guardiamo un po'. Oh, finalmente ci si è fatte, eh?
Cioè, è due ore che sono qui. Maledetta la miseria. Allora, ma lo è coso? È pirla. Sì, infatti. Si è fatto, si è fatto. Si è facile. Via, vediamo come ne si apre il culo stavolta. Allora, Pigeox. Mega calcio. Boia, ho levato anche troppo. Fango bomba. Morto. Olè. E si sale al 50. Buono. Oh, terremoto. Terremoto sia. Si leva mega calcio. Quella c'ha 5 pp che per quanto possa essere forte lì. Usa 5 volte e basta. E a volte poi volte però fallisce anche per. Terremoto è forte, vai. Bella mossa. Alla Shazam. Via, testiamo subito terremoto. Ale. Ramma, mettiamo Popeye, perché qui comunque è davvero è clamorosamente merda, ma è l'unico forte della squadra. Cerchiamo di provare ad allenare anche gli altri. Poco pugno. Maremma cane. Partire al 35, boia, è alto. Rispetto a Popeye. Vai! Meno male non mi attacca, vai! Ora prima si svegli, Spacco il tasto, sì, vai anche di doppio team. Poi fai altro. Oh. Cioè, andava solo sì. Meno male l'ha scottato, vai. No, basta, mi ha rotto il cazzo, via. No, si rimette merda, man. Che palle, di. Vuoi provare a fare una sabellina? Due ore. Con sabellina intendo provare ad allenare anche gli altri, eh. No, via, merda, man, vai. No, qui la cosa va troppo per le lunghe. Però l'altro devo stare attento perché per via di tutti quelli del team rivoluzionari di prima che ho incontrato, no? Per colpa loro. C'ho anche poi i pp di tutte le mosse più o meno. Tormentami, sai. Ma porca miseria, mega pugno di merda. Ora se mi addormenta. Sonic boom. Bella mossa. Vai. Oh, finalmente. Ciao Ramma. Segados. Siamo terremoto un'altra volta. Ah già, è vero, non è effetto su Gyarados. Poi altri. Fango bomba, vediamo un po'. E ora muore comunque Mendamin, eh? Ha fatto la cacchiata. Vabbè, non lascio revitalizzante. Mettiamo Majin Buu. Iperraggio. Tornato. Dio buono, Dio. Beh, mori più vede il veleno, anche che tanto bisogna ricaricarci, però. Buono. E vai, via, al 31. Cambia poco, però, meglio di nulla. Pikachu, sì, si mette il magico dildo come sempre, che usa fossa.
Bar 40, dì. Complimenti. Vai, doppio team. Vai. Sperando un fallisca. Buono, preso. Olè, magica fossa. Ma perché? Ma come fa? Ma come fa? Che questo è un controsenso, eh? Cioè, usi magari tuono shock, insomma, mossi di tipo elettrico, via, elettro, su questi Pokémon qui un vanno, però possono essere paralizzati. Prevedi una selette, vabbè. Allora, revitalizzante. Dov'è? No, revitalizzante e basta, ce lo dovrei avere, dov'è? Revitalizzante? Eccolo qui, non l'ho visto. Vai. Via. Ah no, pensavo fosse un allenatore. Meglio un chiacchieraccio, non si sa mai. De. Lui. Per rompere le palle. Ti prego dimmicene poi, ti prego dimmicene poi. Uno, due, tre, tre, va bene, dai. Potete mandare peggio. Zì. Ci si farà ora arrivare da Lupo Lucio? Finalmente la scelta master, poi di scelta fare a casa nostra per il nostro lavoro copiando, non ti mischiare. Rieccoci qua. Vedo bene. Uso sempre terremoto, ve lo dico. Sono 7. E 1. Fumo nero. Non sarà mai beccato. Terremoto che non l'ho usato perché forse secondo me poteva essere. Cioè poteva non avere effetto, via. Ma per raggio. Finalmente la luce. Ma io me lo ammazzo. No, bene, c'è anche da ricariarti ora. Toh. Didin didin didin. Ma perché? Ma perché? Porca merda, che palle. Dai, dai. E mettiamo lui, via. Che poi fra l'altro non serve a nulla. Perché c'ha tutte mosse a regola fisiche comunque. Beh, l'ho fatto per l'esperienza. Tanto sapeva morire per via del veleno. Via, revitalizzante un'altra volta. Boh, come va troppo per le lunghe questa cosa, via. Ormai si lascia Popeye, si guarda dove ci può portare. Tanto lungo per lungo il video. Gelo pugno. Si sveglierà prima che muoia. Oh, finalmente. Voglio vedere quanto ne leva. Fammi vedere, eh. Troiaio. Allora, ma lo facciamo ridere. Vai, vale, finalmente. Guarda. Vieni, merda, man. Terremoto ancora su Urstalin, o Urstalin, come vi pare. Userai la mia pozione, vesta se via. Io rischio anche terremoto per sicurezza, no? Fiure. Rimasta perché fango bomba. Boh, magari la avvelena, anzi che. No, vabbè. Che oggi la mossa era parecchio in forma, eh. Una volta lo usavo, anzi quasi sempre, riusciva ad avvelenare l'avversario. Veleno gas, ma avvelenato. Via,
Si è fatta in regola. Oh, ce la fa essere a 51. Oh yes. Ale. Oh, lui mi dà la Master Ball, vedrai. Sì, effettivamente. Ale, vai che fa comodo. Volevo solo la Master Ball. Adesso, ragazzi. Vabbè, non... Diciamo torno... No. Vabbè, torno da solo, tanto prendo l'ascensore, torno da solo centro Pokémon, poi arriviamo alle conclusioni. Allora, eccoci qua, curiamo Pokémon, come ho detto, arriviamo alle conclusioni. Fatemi vedere una cosina. Mi è venuto un mega dubbio a vedere i Pokémon avversari, no, dubbio smentito. Perché pensavo che in realtà quella di Michigan City fosse la sesta palestra e non la quinta. Almeno. Ora non so se te le metti in ordine per come sono o te le metti in ordine di d'aggiunta, via. Vabbè, comunque, pensavo fosse... Cioè, pensavo di aver invertito, ecco. Quella di questa città venisse prima dell'altra. Vabbè. Comunque, dai, arriviamo finalmente alla conclusione. Allora, come sempre, in primis vi ringrazio veramente tanto per la visualizzazione. E poi vi ricordo di mettere barra fare se volete queste tre cose, ovvero mettete un bel mi piace al video, condividetelo, ma soprattutto iscrivetevi al canale, così potrete rimanere aggiornati su tutti i video che caricherò, soprattutto su questi qua, quelli di questa serie. Via, ciao a tutti, ci vediamo al prossimo episodio, ciao!